Dopo la vittoria di ieri a Francavilla di Jonathan Milan in maglia ciclamino, il giro è ripartito dall'Abruzzo, il via da Martinsicuro, tappa che arriverà a Fano, tappa difficile con salite non lunghe ma comunque impegnative. Prevista una fuga da lontano. Si è ripartiti con Tadej Pogačar in maglia rossa e con il tantissimo entusiasmo che Martinsicuro ha saputo regalare alla Corsa Rosa. Quella di oggi è l'ultima delle quattro giornate abruzzesi di questa edizione del Giro d'Italia. Ieri ai nostri microfoni il presidente Marsilio ha già dato appuntamento al 2025. Ma con le immagini di Donatello Ricci andiamo ad ascoltare le voci qui da Martinsicuro, cominciando da Pippo Ganna. Oggi la tappa potete provare a vincerla con Shelfie e Narvaez, sei d'accordo Pippo? Di sicuro loro oggi avranno molte più carte di me, io oggi cercherò di stare un po' più tranquillo anche in vista del cronometro da due giorni, si sa che Tadej vuole provare a vincere anche quella, quindi devo riuscire a essere il miglior Filippo di sempre. Sarà un po' diverso però rispetto a Perugia senza la salita finale? Speriamo, vediamo. Non si sa mai fino alla fine, diciamo che è un grande campione, può essere sempre un grande rivale. Bocca al lupo. Grazie. Assessore De Annuntis, torna alla provincia di Teramo protagonista al Giro d'Italia. Sì, oggi a Martinsicuro, la settimana scorsa il Prati di Tivo, passando per Avezzano e Francavilla, la regione Abruzzo viene vista da milioni e milioni di telespettatori, un grande spot per promuovere il nostro territorio. Sindaco, grande successo per Martinsicuro. Bellissimo, tantissima gente, per me è un successo, motivo di orgoglio per noi e per Martinsicuro, speriamo che la gente abbia apprezzato l'organizzazione, siamo veramente contentissimi. Città in festa. Città in festa per lo sport, promozione turistica, veramente fantastico. E questa è la dimostrazione, insomma, che il coinvolgimento funziona, quindi siamo contentissimi, veramente. Ottima giornata.